Ciao a tutti amici e amiche di Moore, oggi siamo qui per provare questo nuovo gioco, ovvero un simulatore di chirurgia più o meno, perché in realtà non simula la chirurgia ma simula i maltrattamenti e la mala sanità su dei poveri pazienti che non possono reagire. E andiamo avanti, come vedete questo è un gioco che si testa con mano e relative dita, come vedete si muove la mano e si faranno tutto l'intervento con questa manina. Io ho scelto la destra perché mi resta più comodo durante gli interventi. Si può fare di tutto, come vedete, cambia CD. Qui abbiamo Britannia 88 Disc, che sono dei dischi di studio per i trapianti e vari. Qui, ecco, cioè, dovrebbe essere anche Doom, ma lasciamo perdere. Ecco, rispondiamo al telefono. Pronto? Chi parla? No? No? Grazie, no, no. Internet ce l'ho già. Fa male, però ce l'ho. Poi, ecco, come buon dottor House, ci impasticchiamo prima di ogni intervento, perché, visto, non sia mai che ci andiamo troppo a mente lucida. Poi qua, come vedete, è pieno di roba, tutto interattivo e con una fisica sua. Ecco, prendiamo la penna. Adesso vi scrivo Moore. Oh, ma guarda che bravo. Ecco, sì. Più o meno. Scusate la calligrafia se non è proprio il massimo. Ecco, c'è cioè, più. Oddio, dovrebbe essere una R, però. Cerchiamo di. Oddio, no. No, ecco. Passiamo alle operazioni. Allora, le operazioni, come vedete, cioè, stanno qui, ce ne so di vario genere, ci sono trapianti di cuore, in ambulanza, vabbè, poi ci sono quelli in sala operatorio, quelli in ambulanza, c'è il trapianto di cervello, di rene, di cuore, ma partiamo da quello di cuore che è il primo. E andiamo subito in sala operatoria. Qui c'è questo simpatico omino che. Ciao! Ciao omino, tu saresti venuto qui per farti curare da me. Ma non sai che mentre tu dormi io ti schiaffeggio? Tiè, pac. Toh. Ah, ti faccio i dispetti. Track, finisse, ecco. Togliamo sta tovaglietta che non ci serve. Che ecco, diciamo che simula anche i maltrattamenti più che altro, ecco. È un gioco molto, ecco, levati, ecco. Ottimo. Allora, passati i maltrattamenti, qui passiamo a togliere questa gabbia toracica perché dobbiamo arrivare al cuore e fare un trapianto di cuore. Ecco, tra cuore che peraltro sta lì, un secondo, Allora, no, questo, ecco, quello lì. Ecco, quello è il cuore che vi indico col mio ditino. Ditino poi, insomma, parenzarci 18. Beh, passiamo all'intervento vero e proprio. Leviamo questa bottiglietta qui che, ecco, non ci impiccia assai. E prendiamo il mitico frullino. Questo qui, madonna mia, quanto mi piace. È il mio strumento d'operazione operatorio preferito, perché proprio lo adoro alla grande. Seghiamo via queste ossa. Tagliamo via. Vai, ecco, ma che cazzo? Ma che è fatto di titanio questo? Ecco, tagliamo via gli ossetti. Vai, alla grande. Mi droppa anche di frame con tutti i ossetti se registro. Track. Ecco, oddio, mi era rimasto incastrato. Tagliamo giù tutto. Ops, scusa. Ma vabbè, perché tanto non senti. Ti ritroverai un paio di cicatrici extra. Ops, lol. Trinciatore è proprio il medico che, sì, è proprio il nome da medico che fa il caso nostro. Ecco, qui seghiamo giù tutto, più o meno. Ecco, alla grande, eppure qui. Ecco, oh madonna, che è? Oddio, mi si è inceppato tutto. Oddio, oh oddio, gli ho segato la trippa. Porello, no. Coagulante, coagulante. Così, ecco, fermata all'emorragia. Adesso, togliamo la scatola cranica. Guardate che carina che è. Tanta roba, eh? Carina, ecco, mettiamola da parte per dopo. Sì, ecco. Va bene, per dopo. Qui intanto gli è caduto un polmone, a quanto pare. Cioè, rispetto a quell'altro è caduto giù. Boh, vabbè. Qui divarichiamo un po', ma. Che schifo. Logicamente sempre senza guanti, mi raccomando. Ecco, ops. Vabbè, tanto non ti servono i polmoni, che ci fai? Dobbiamo trapianto al cuore del resto. Vieni, ecco, togliamo anche questo. Tanto non servono due polmoni che ci fa la gente con due polmoni, io dico. Mica siamo una persona umana. Ecco, cerchiamo di levare anche il fegato, poi. Toh, è attaccato forte. Uccia fuori. Yatta. Oh, è carino, va? Molacchioso pure. Semigelatinoso. Chi è? Opla. Adesso dobbiamo togliere l'esofago. Con queste forbicine che, ecco, ne tagliamo alla cieca anche, direi, che, ecco, famo in modo di vedere le lame, ecco, tagliamo, zac, oddio, zac,
Oh madonna, l'ho bucato. Ah, però il sangue non gli cala. Cioè, vabbè, sì, se sta insanguina tutto, tagliamo tutto quanto. Le arterie del cuore, che giustamente, come lo trapiantiamo, se no? Ecco, qua se sono stato bravo. Ecco, leviamo via tutta sta porcheria da qua dentro. Tanto resiste questo campo anche senza cuore, va alla grande. Proprio sta tranquillissimo. Buttiamo via il cuore. Finish him, peraltro. Ecco. Lol. Come dicevo appunto, nel simulatore di mala sanità, perché queste cose succedono solo qui in Italia, insomma. Poi uno si sveglia e si sente squilla, si sente la suoneria dell'allarme dell'orologio che gli squilla dentro di sé. Qui prendiamo il nuovo cuore, che come vedete è carinissimo, e lo adagiamo delicatamente al suo interno, che ma non funziona, aspetta. Allora cerchiamo di spostare, ecco, oppla, fine. Alla grande. Livello A, so troppo paura. Ci vediamo alla prossima operazione.